Esiste un lago in Canada o nel Massachusetts, non ricordo precisamente dove, in cui non è possibile la vita, poiché il lago è ricco di arsenico. L'arsenico è un elemento dannoso per la vita in generale, fatale per l'uomo. Vlogmas numero... Oggi faccio questo video impopolare, per cui se non siete abituati a un tipo di video del genere su YouTube, skippate e continuate a vedere quello che volete. Parlerò dei vlogmas del 2020, delle critiche che sono state mosse. Innanzitutto parto dicendo che sono molto deluso. Molto deluso da come voi vi siete comportati e vi comportate con Guglielmo. Il fatto che Guglielmo sia così politicamente corretto e onesto e limpido nei vostri confronti non vi permette di comportarvi con pretese. Non parlo al vero pubblico, di cui sono molto orgoglioso e molto fiero. Non parlo agli haters, che gli haters nascono haters, in quanto si svegliano e commentano negativamente per cercare di stare meglio con se stessi nelle loro vite. Ma l'haters è psicologicamente affascinante, a me piace molto la psicologia, l'haters non mi dispiace, anche perché ricordate che in tutto quello che fate o farete, il termometro del riuscire in quello che fate è dato dalla critica. Se voi non avete haters, non avete gente che vi inizia a remare contro in maniera gratuita, sappiate che non state facendo bene. Quando sono tutti carini c'è qualcosa che non va, quindi bravi haters. Il pubblico a cui voglio parlare è tutto quel pubblico che ha criticato i vlog partendo dalla frase Gutti seguo da sempre, Gu ti seguo dal 2008, Gu non ho mai messo un dislike, Gu ti seguo, ma al ma si è passato a insulti, cafonaggine, mancanza di rispetto totale da parte vostra, con la pretesa di avere sempre una giustificazione e una scusa. Guglielmo non è di dominio pubblico, non è la vostra marionetta, voi non meritate Guglielmo, voi pensate che Guglielmo debba dire le cose che voi volete, pensate che voi siate in diritto di poter chiedere. Oggi vi racconto che non è così, di quello che scrivete su di me mi frega un cazzo, io non voglio stare simpatico a tutti e non mi interessa stare simpatico a tutti. I latini dicevano amicus omnibus amicus nemini, amico di tutti amico di nessuno, sia chiaro. Chi ha fatto fisico da covid con me sa che non soffro di autostima, per cui quello che dite mi scivola addosso, però resto male quando vedo il vostro comportamento nei confronti di una persona come Guglielmo, che si spreme sempre per voi. Non pensate che sia così scontato, perché non è così. Partiamo dalle critiche che avete fatto sul vlog il pub, ma non vi viene in mente che è un set preparato? Noi è 2 settimane che avevamo in programma di girare quel video. Noi eravamo tutti tamponati, così come i baristi. Infatti, guarda caso, per magia il locale era vuoto. Chissà perché, forse è stato organizzato come fosse un set. Gabriele irrompe dietro al bancone toccando tutto, non sanificato. Ma che ne sai? Entro dietro al bancone, no, faccio come mi pare. Lo faccio perché so che lo posso fare. Partendo da una critica, avete tirato fuori tutta la rabbia che avete dentro, ma con le persone sbagliate. C'è qualcosa che non va in te. Un tizio ha scritto la famiglia classica romana, ignorante. Quindi già stai stereotipando, tu stai già giudicando, stereotipando. Io sono un sessista per la scena in cui faccio vedere che chiamo le ragazze con cui sono stato dentro quel locale. Ma secondo voi fossi uno che nella vita reale ha qualcosa da nascondere? Ma ci potrei fare un video, vi ci lascio pensare un attimo, così magari rispondete da soli. Questo tizio ha scritto una carrellata di offese e insulti, poi aggiunge, finito il suo proloquio da cafone, aggiunge: aspetto i contenuti del 2021 per vedere qualcosa con un QI superiore a 4. Aspetto nel 2021. Cioè tu pensi di scrivere quello che ti pare, però poi scrivi aspetto i contenuti del 2021. Se vuoi vederti i contenuti del 2021, prendi una telecamerina, esci di casa, ti riprendi da solo, poi torni a casa, ti guardi e così vedi qualcosa che ti piace a te stesso. Oppure te ne vai nel Massachusetts, che c'è un lago che conosco bellissimo, e ti ci fai un tuffo, magari ti fai anche un selfie, così fai un sacco di like. La ragazza: Guglielmo ti seguo dal 2008 e questo è così ignorante, quello quell'altro, ha sputato su tutti. Valentina: sembra assurdo che una persona adulta non possa dire che beve uno spritz. Prima ti metti a paladina della giustizia e poi critichi una persona senza sapere magari la sua situazione, ti permetti di giudicare perché non vuole dire a sua madre che si sta bevendo uno spritz. Criticare come io tratto il mio cane, che Gould è l'essere più coccolato della terra, ho sentito gli lussi le spalle. Ma voi state scherzando? Volete un capro espiatorio? Siccome vivete male, state male in questa situazione, come tutti, lo capisco, non cercate di demonizzare le persone per il vostro malcontento, e siete peggio degli haters, perché il vostro commentare Gu ti seguo da sempre, Gu ho dovuto mettere dislike, mi sono dovuto disiscrivere perché Gu, e butto dentro cattiveria gratuita, è molto subdolo. Credete di mettervi dietro al computer e poter scrivere quello che volete.
ma la delusione è che volete far notare di essere il pubblico di Guglielmo, cosa che non siete. Vi assicuro che non siete, state bene nel lago. Le stesse persone che criticano mancanza e rispetto delle normative anti-Covid sono le stesse che non si ricordano che c'era uno stronzo in quarantena che faceva un programma gratuito fisico da Covid, che era un programma gratuito per le persone. Una ragazza ha detto addirittura: Gabriele mi sta antipatico, però ho fatto fisico da Covid, ho amato. Bene, perché siamo pronti a prendere. Quanto siamo bravi quando c'è da prendere, quando abbiamo bisogno di qualcosa, di qualcuno che si metta il naso rosso e ci tiri sul morale. Siamo tanto capaci. Però mi sta antipatico. A me, se mi sta sul cazzo una persona, non faccio l'ipocrita. Quando mi serve prendo, quando non mi serve scredito. Cerchiamo di avere una misura nella vita. A me ha portato tanto stress fare quel programma tutti i giorni, ma lo facevo per qualcosa di buono, che reputavo giusto. Lo facevo per dei messaggi che ricevevo di persone sole, perso il padre, perso la nonna. Grazie per quello che state facendo. Questa cosa mi dà la spinta di continuare a fare, perché i rapporti devono essere un do to des, dare e avere. Non si può soltanto prendere e pretendere. È quello che fate voi. Criticato la Vigna, una giurista addirittura nel pub a bere. La giurista era quella che in quarantena vi leggeva i DPCM e ve li spiegava per filo e per segno. Che ve lo siete scordato? O pensate che la Vigna fosse pagata milioni di euro per mettervi al corrente delle normative dei DPCM poco chiari dei nuovi decreti? Voi vi meritate di seguire gli youtuber americani, gli youtuber che cercano il clickbait facendo vedere suicidi di persone e via dicendo. Non meritate Guglielmo, perché uno youtuber come Guglielmo col cazzo che lo trovate. Ecco perché poi siamo tutti bravi a approfittarcene. Voi vi mettete in bocca parole e giudizi che non vi potete permettere, perché quando scrivete su di me, sulla mia famiglia, ma soprattutto su Guglielmo, dovete pensarci, no, 10 secondi, dovete contare fino a 100, poi fare un'abluzione dentro al lago e poi forse scrivete, perché non vi è dovuto niente, sappiate. Io, se scherzo con Valentina con le palle di Natale, sono divertente. Se lo farò così freddi con Lavinia è sessista. Se ci sono 30 persone su un set, 30 donne, e Rocco fa così con Lavinia, non vi viene in mente che si conoscono? Non vi viene in mente che magari stanno facendo una parte? Voi giudicate, sparate e urlate con le vostre situazioni Covid come se noi non l'avessimo. Io sto in hotel, sto bevendo alle 11 mattina, perché Gabriele sei solo un ubriacone, a parte è palesemente una scenetta. Ma ricordatevi una cosa, io non sto lì a fare il modello o a fare quello che volete voi. Quello che cerco di trasmettere io è voglia di vivere. Indipendentemente da questo, se il mio modo è fuori dalle righe, sono miei, io mi comporto come voglio io. Non sono un santo. Se volete i santi, andate in chiesa. Se volete le persone che si comportano come dite voi, andate a seguire qualche altro youtuber. Il malcontento è il vostro e state cercando degli espedienti per buttare via tutta la frustrazione che avete dentro. Ma io vi faccio notare che lo fate con le persone sbagliate, che invece stanno lì a regalarvi gioia. Siete così abituati a avere un Guglielmo, sento quello che dice, che io vi ricordo che siamo persone normali, con i difetti e con i pregi, e stiamo lì non tenuti a fare quello che dite voi. Questo è il mio canale, vi potete disiscrivere tutti. E a me non interessa fare video per voi. A me c'è un tipo di pubblico che mi interessa. Parlando di altri video, Guglielmo, tu però sbombio la passi, tu hai messo le mani avanti 100 volte, hai dovuto dire invece Gabriele come era più rilassato, come ha saputo giocare, stare al gioco. Se non fosse stato così, se non avesse messo 100.000 volte le mani avanti, avreste criticato quale? Perché cercate la critica, cercate quello che non va. All'interno del lago velenoso vi è un'alga che si nutre d'arsenico, per cui all'interno di questo lago c'è la vita, un'alga che si nutre d'arsenico e riesce a sopravvivere in un lago morto, apparentemente morto. L'ha capito persino l'alga di quanto è importante vedere le cose belle. Ci sono persone che su 9 cose positive, una negativa, guarderanno sempre alla negativa. Le stesse persone che scrivono che non abbiamo rispettato le normative sono le stesse che dicono rivogliamo i vlog come l'altro anno. I vlog sono stati così quest'anno proprio per permettere, a causa di questa situazione, di potervi dare un intrattenimento. Guglielmo ci ha tenuto a farlo, per questo ha affittato una casa. Sentire noi vogliamo i vlog dell'altro anno, scusa, quindi tu vorresti i vlog dell'altro anno che noi non possiamo fare per via della pandemia, quindi vuoi i vlog dell'altro anno però critichi per le normative antiche, cioè come funzioni, cosa vuoi, cosa ti manca, di cosa hai bisogno, vuoi fare un tuffo? Il lago starebbe per di là. No contenuto, questi vlog non hanno contenuto. Questa è la cosa più divertente che riuscite a dire: questi vlog non hanno contenuto. Vlog hanno contenuto dal momento che ti
ti intrattengo. Dire non c'è contenuto è una cazzata, perché dal momento che ti faccio commentare, criticare, un sorriso, io ti sto dando qualcosa. Poi siamo tutti diversi, c'è chi ama di più il video no sense e poi persone che magari preferiscono video un po' più strutturati. Questo non vuol dire che non c'è contenuto. Il contenuto è ricevere messaggi che mi dicono: sono solo, fortuna che ci siete voi che non mi fate pensare e mi intrattenete tutti i giorni. Quelle sono persone per cui io personalmente faccio i video, perché per voi non le farei, ma siccome c'è una persona così li faccio. C'erano persone che quando Guglielmo scriveva che gli avevano rubato il telefono di mano, sotto continuava a scrivere: Premier Guglielmo, ma parlerai di quello che è successo ieri, del fatto che siete andati in giro? Non curante di quello che stava dicendo Guglielmo in quel momento e del suo stato d'animo, perché vi interessa soltanto il vostro pancino, il vostro stomaco, il tuo appagamento, la tua giustificazione, il tuo senso di... Ah, le persone che hanno capito che la vita è seria e non è facile sempre, le riconosci perché ridono, al contrario di voi, la comitiva del lago. Se quelle persone vedono 10 cose negative e una positiva, loro sono felici per quella cosa positiva. Parlarci spiattellando a noi che ci siamo mossi attivamente sempre durante questo periodo e gratuitamente: io non posso vedere questo, io non posso vedere quell'altro, e voi che? Ma che stai dicendo? Ragiona prima di parlare. Perché io non posso, dovrebbero avere più cosa? Cosa volete dire? Che siete bravi? Prendete la legge e pensate di poter parlare nel giusto. Vi fa sentire bene, vi fa sentire meglio, ma non siete nel giusto, siete dei finti moralisti. Voi siete gli stessi che non rispettano le regole. Andate a vedere quello che succede fino alle 6 meno 2 minuti, ci stanno gli assembramenti dentro i pub, dentro i locali, dentro i negozi, diventa il nuovo sabato sera. Poi alle 6 tutti a casa. Io mi batto il petto e dico: ah, lo vedi, ho rispettato le regole. No, il rispetto per il prossimo è morale, indipendentemente da quello che mi dice lo Stato. Posso aggirare quello che voglio. Se io voglio prendere in giro le persone, lo posso fare. Tra l'altro, la percezione tra una zona rossa e una zona gialla è già diversa. Noi qua a Roma avevamo delle limitazioni diverse, potevamo uscire, ci siamo preclusi delle cose per girare questi vlog e potevamo anche non farlo. Io sono abituato ad avere a che fare con gli squali. Io lavoro nel cinema, lavoro in un mondo molto particolare, faccio un lavoro dove non posso sbagliare, dove non si può stare con un piede qua e uno là, perché in mezzo c'è una lama, o sei o non sei, non puoi mentire, non puoi inventare, perché se sbagli ti fai male. Io non sono andato a lavorare per restare con voi durante i vlogmas. Ma che volete, le scuse? Che scuse vuoi? Critichi persone che hanno fatto di tutto per farvi stare bene in questo periodo. Ti può piacere o non piacere il video? Ti sta dando qualcosa in un periodo non propriamente felice. Vedi di apprezzare questo invece di scrivere cagate. Non chiedete sempre scuse sull'articolo, su come ha pronunciato una parola. Cercate di vedere le cose belle che le persone fanno. E quando fate una critica, fatela costruttiva. Tutti viviamo questa situazione. C'è chi cerca positività come l'alga dentro un lago velenoso. Diventate delle alghe anche voi, senza dita, così non potete commentare. Non date nulla per scontato. Pubblico delle mezze stagioni. Detto questo, auguro buone feste a tutte le crostatine prorompenti. Ricordate chi siamo e da dove veniamo. A tutto il vero pubblico di Guglielmo, che è quello che ci dà la forza di fare i video. Vi auguro delle buone feste anche a voi. Credo che abbiate bisogno di passare delle buone feste. Penso anche che se voi passaste delle buone feste neanche ve ne accorgereste. Siete troppo intenti a guardare ciò che non va. Diventate degli haters. Auguro delle buone feste anche agli haters, indistruttibili, inarrestabili e sempre psicologicamente magici. Buone feste a tutti. Splash.